Si sono tenuti ad Ancona, a Palazzo Raffaello, gli Stati Generali delle Donne, una giornata di confronto sulle politiche di genere promosso dalla Commissione regionale Pari Opportunità in collaborazione con la consigliera di parità. Si è trattato di un'occasione per raccogliere idee e proposte di cambiamento delle politiche in un'ottica di genere a pochi mesi dalla Conferenza Mondiale delle Donne Pechino, 20 anni dopo, in programma a Milano a fine settembre. Oggi è una giornata importante, questo è lo step marchigiano di un percorso fatto per gli Stati Generali delle Donne che è partito da Roma a dicembre, che si concluderà a settembre a Milano, in giornate dove parleremo di problematiche economiche e sociali sotto la luce della definizione a 20 anni da Pechino. Questa è una giornata dove ci incontreremo come organismi di parità e come donne per parlare di lavoro, per parlare delle nuove fragilità, per parlare della macroregione mediterranea, questo mare che doveva essere una strada di unione che sta diventando una strada di divisione. È una giornata importante perché le donne faranno sentire la loro ottica su problematiche molto importanti che non sono femminili, ma sono per l'intera società, e soprattutto perché le donne torneranno a dire ascoltateci, ma non per dire ci siamo, questo lo diamo per scontato, ma per dire noi siamo portatrici di idee e siamo anche portatrici di soluzioni per applicare queste idee. È ora che cominciate a condividerle con noi. In vista dell'appuntamento di fine settembre a Milano, le donne si stanno organizzando lavorando insieme perché, come ha sottolineato la consigliera regionale di parità della Liguria, il motto è Insieme si può. Stando insieme, perché io credo che sia questa la forza, accogliendo le altre, cercando soluzioni, cercando le buone prassi, perché da quelle buone prassi si può imparare, così come si può imparare dalle cattive prassi, perché anche quelle ci insegnano, non fosse altro, a non fare quegli errori. Appunto, dicevamo, stando insieme, uno dei motti è proprio insieme si può, e facendo le cose che siamo capaci a fare, quindi essenzialmente partendo dalla cura, che non è il nostro ghetto, ma può essere proprio dal punto di vista economico e sociale la nostra rinascita. Tre sono i temi affrontati negli Stati Generali: lavoro, nuove fragilità e macroregione mediterranea. Il motivo per cui si è deciso di inserire anche il tema della macroregione lo ha spiegato la vicepresidente della Commissione regionale Pari Opportunità. Questo tema l'abbiamo voluto inserire perché si sta delineando questa nuova area di possibile sviluppo futuro che coinvolge parecchie realtà locali e non, e è una proiezione per il futuro in cui la donna dovrà essere il volano e captare questa opportunità per poter progredire pariteticamente con l'uomo e nella competizione.